Thank you.
Ed eccoci in live, ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming, il canale Twitch, con un nuovo appuntamento con i nostri talk serali. L'appuntamento che arriva dopo un po', effettivamente, che mancavo dalle live, ma un appuntamento che in una maniera o nell'altra non potevo mancare, perché oggi vedremo, ed è un appuntamento un po' diverso dagli altri, vedremo l'evento di Xbox, evento estremamente atteso, che dopo una fiumana di rumor e leak che ci sono state negli ultimi giorni, anzi nell'ultima settimana, mi viene da dire, principalmente, e di cui abbiamo abbondantemente parlato nelle news e non solo nelle news, finalmente metterà diciamo a tacere tutte quante le supposizioni, tutte quanti i timori, le paure, eccetera eccetera eccetera, e finalmente sapremo la verità su quella che è la strategia di Xbox per l'immediato futuro. Ok, è stato Phil Spencer stesso a dirlo, questo evento serve principalmente a questo e quindi sarà il tema della serata, e quindi c'è poco da dire, c'è poco da fare, possiamo giusto fare un recap di quelli che sono i rumor più importanti fino adesso, anche se ne abbiamo parlato in maniera piuttosto approfondita, quindi dubito che molti di voi siano totalmente all'oscuro di quello che sta succedendo, però molti di voi, e questo è perfettamente comprensibile, potrebbero essere lievemente confusi da tutto questo casino che c'è stato. È stato piuttosto ampio questo casino e anche più caotico del solito, mi viene da dire, d'accordo? Questo live stream arriva però anche dopo un periodo di assenza mio, dovuto alle solite ragioni, ma c'è una cosa che posso dirvi, ok? E probabilmente vi vedete anche decisamente più pimpante adesso, e c'è una ragione, ragazzi, perché per forse la prima volta da 3 anni forse ho trovato un rimedio alla mia insonnia, che negli ultimi oggi è giovedì, quindi c'è domenica, lunedì, martedì, mercoledì, gli ultimi 4 giorni ha funzionato in maniera veramente eccezionale. Non vi dico molto adesso, perché questo live stream voglio che sia sull'evento di Xbox, ma non vi preoccupate, non mancherò di dirvi molto al riguardo. Lo so, sono cose personali, qualcuno potrebbe dire ma chi diavolo se ne frega, però vedo che anche qua in chat alcuni se lo stanno chiedendo, quindi che c'è, cercherò di dirvi qualcosa di in più nell'immediato futuro, probabilmente domani stesso in live, ma oggi mi limiterò al minimo, d'accordo, per mantenere la live piuttosto tematica. Ivan Rebel, grazie mille del follow, benvenuti. E comunque, ragazzi, siamo in live su Twitch e sui social, ragazzi, dopo, come vi ho detto, un po' di assenza, quindi mi fa molto piacere rivedervi, e vi dico che mi mancavano queste live, devo dirvi la verità, quindi sono molto contento di essere tornati. Colgo l'occasione per salutarvi, ragazzi. Mario, rieccoci. Ciao Mario, Alps, Sanciro, Andrea, Marcotto, Bedda Matrix, Mid, Sebastiano, Robby, Michele, Emperor, Davide, Alps, Vania Cortesi, Musa, Universo, Pietro Smusi, Trizzico, Snipes, ben trovati a tutti, ragazzi. E anche sui social, Marco, Emmerblow, ben trovati a tutti, ragazzi. Aton, Rico, ben trovati. Rico è una citazione a Starship Troopers, se è così sono molto colpito e sono molto felice. Non faranno vedere nuovi videogiochi, non ne ho idea se ci sarà qualcosa di nuovo, forse, ma principalmente sarà un qualcosa focalizzato sulla nuova strategia di Xbox, quindi è veramente una sorta di business podcast questo qui, ok? È proprio sull'ecosistema Xbox, credo, ok? Xbox vuole che faccia giochi nuovi, non solo remastered. Ce ne sono di giochi nuovi, sta facendo più Sony, a dire la verità, in quest'ultimo periodo di remastered. Giusto informarci sul tuo stato di salute, ti si vuole bene. Grazie mille, ragazzi, adesso ve ne parlo, intanto fatemi finire a salutare. Ben trovato, sei un po' meglio? Sì, sto decisamente meglio, come non stavo da probabilmente anni, santi Dio. Ciao Marcotto, ben trovato. Metal Toro seduto per gli amici dello Chris, e non poteva mancare questa cosa, perfettamente. Come va? Bene. Sì, ovviamente seguiremo l'evento in live tra poco. C'è solo un piccolissimo problema, adesso fatemi ricontrollare, non compare da nessuna parte, anche sulla pagina di Xbox. Voi l'avete trovato, ragazzi? Voi avete un link all'evento? Perché io francamente non lo sto trovando online, per quanto assurdo sia, è la realtà. Di solito è piuttosto facile da trovare un evento quando arriva, ma io al momento sulla pagina di Xbox non lo sto vedendo, neanche da live, home, video, community, vediamo se c'è qualcosa di nuovo. No, se avete un link, ragazzi, allungatemelo pure, ok? Diciamo così.
Mette a letto il bambino, guarda domani se carichi. Sì, come sempre ragazzi, tutto quello che facciamo in live verrà ricaricato sul secondo canale YouTube, lo potete recuperare da qui. 5 anni ho aspettato Forza Motorsport 1 Brob, ho venduto tutto, ho preso PS5 con GT7. Ok, se l'hai preso la Xbox solo per quello, allora mi dispiace per te, perché se poi arriva e GT7 e con altro non cos'è, rivendi la PlayStation. Ti piacciono gli Alice in Chains? Sì, anche se voglio dire non è il mio gruppo preferito. Per le katane con la lama in legno serve il porto d'armi. Grazie. Ora siamo tutti più contenti per questa informazione. So che ti sei goduto la mini vacanzina. Certo, sì, è stata proprio una vacanzina il cercare di porre rimedio all'insonnia. Già, è la tipica vacanza che si fa quando ci si vuole proprio svagare. Senti che Bio sta decisamente meglio. Yes, decisamente. Da quanto tempo che mi dici bello? Per la cronaca, ragazzi, sono solo pochi giorni. Anche perché sei qui per fare quattro chiacchiere, anche assolutamente. Però questa è una cosa un po' più tematica. Luis Pugliese, benvenuto in chat per la prima volta. Bentornato Chris, un po' di ansietta. Io no, francamente, quello che decideranno. Poi io, come tutti i giocatori, trarremo le nostre considerazioni finali. Quindi non è un problema per me. Fatemi chiudere un sacco di pagine aperte. The Snipes, grazie mille della sub con Prime. Grazie. Musa, grazie mille delle trasmissioni consecutive. No, perché i giochi per PS5 sono migliori. Ok, questo era valido anche prima allora. Ti seguo quando faccio Two Point Hospital. Che bello quello. Spero che finisca sta stupida console war. No, continuerà sicuramente. Basta non dare retta ai deficienti. Da me per esempio sono bannati questi. Banishers è molto figo ragazzi. E sì, arriverà molto presto alla recensione, perché l'ho finito. Finalmente provate God of War e Uncharted su PC. Tanta roba. Sì, sono molto fighi. Non poteva perdersi la morte di Xbox, tra l'altro pare sia morta pure Sony, secondo me domani muoiono pure anche Nintendo e Valve, certo, assolutamente, anche Google domani chiuderà, eccetera, eccetera. Sì, sono mancate le news da un paio di giorni, ragazzi, ma ritorneranno immediatamente domani. D'accordo. La melatonina a me fa miracoli per il sonno, Chris. La melatonina è una presenza costante nella mia vita da anni e anni e anni, pure troppo in certi momenti, ho dovuto diminuirla perché ne prendevo qualcosa tipo 5 volte la dose consigliata. Una discrezione attendibile. Pare che Sony stia accelerando i lavori su Horizon 3 per farlo uscire una settimana prima di GTA 6. Ah, ok, grazie. Sono convinto che sarà una cosa che arriverà proprio a brevissimo. La console war è stupida di per sé, ma certo che sì, e qualunque persona dotata di un paio di neuroni lo sa. Ma io sono solo speranzoso per stasera. Tutti hanno come funerale di Xbox. Ma che diavolo di funerale di Xbox? Alla fine la PE è migliore in tutto, pad eccetera, ho dovuto ricredermi. Va bene, ok. Se sei convinto, ognuno ha il suo, ragazzi, ognuno ha le sue preferenze, sono sacrosante. Vedo guardare il lato positivo. Tu con l'insonnio, io con il braccio, facciamo che Brad Pitt e John Travolta. Perfetto. È una un'ottima coppia. Io continuo a non trovare l'evento, ragazzi. Sto refreshando la pagina di Xbox per vedere se compare a un certo punto, ma non lo vedo tra. Boh, è veramente, veramente, veramente strana sta cosa. Ci sono alcune live ora di altri canali? Potrei andare direttamente su quello di GN a sto punto. Che di solito ce l'hanno la live per questi eventi. Non ho ben capito tutto sto clamore per queste indiscrezioni. Allora, mentre attendiamo tutte quante le cose, una cosa la possiamo fare, cioè parlare un pochettino di quello che sono questi rumor. Tutto questo clamore è stato fatto per una ragione nello specifico. La ragione è una. Albo, grazie mille del follow, benvenuto. È che si parla della fine delle esclusive di Xbox, almeno in parte, no? Cioè che giochi che sono esclusive Xbox arriveranno anche su PlayStation e Switch. Fine. E questo è il grosso del problema, da cui poi a cascata tutti ne hanno fatto derivare una sorta di resa totale di Microsoft, eccetera, eccetera, eccetera. Che è una scemenza, ovviamente, perlomeno per adesso, o perlomeno non lo sappiamo. Quindi chi ha dato per certo questa cosa è un imbecille, perché semplicemente nessuno lo sa per certo, perché sono solo rumor e come tali vanno presi, anche quando ne parli, anche quando ne parli di frequente come me. Basta guardare le vendite, certo, è che PlayStation sta vendendo decisamente più di Xbox. Ti dimentichi però che c'è anche il PC.
Dead Island 2, se è vero, il secondo tipo di modalità vale quei soldi? Dipende dai tuoi gusti, è piuttosto cacciarone e c'è chi piace questo. Infatti perché Xbox non vendeva più. Questo è stabile da anni e la situazione della scorsa generazione era molto peggio di questa. Dark Megs, grazie mille della sub con Prime, grazie. Hive doveva andare in onda su YouTube, io ero sul canale Xbox di... proprio su YouTube e non sta comparendo da nessuna parte e non so dove trovarla, non vedo un link da nessuna parte, quindi se ce l'avete domani esce Skull & Bones, pronto a provarlo? L'ho già provato e non penso che ve lo porterò, ragazzi, francamente non c'ho tutta sta voglia. Mattia, ciao, che se fine avevi fatto? Mi sono preso un attimino di pausa per un tentativo di rimediare alla mia insonnia, che per adesso sta anche funzionando, il che mi fa molto 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 piacere. Sto meglio di quanto non stavo da anni, perlomeno in questi giorni. Incrociamo le dita e speriamo che funzioni. Per me esclusive non devono esserci e questo purtroppo è... questo è letteralmente il mondo degli unicorni, le esclusive continueranno a esserci, però il concetto di esclusiva si è sicuramente, diciamo, allentato in questi anni. Penso che questo abuso di melatonina abbia causato una dipendenza e quindi l'insonnia. C'è stato un periodo in cui ho smesso completamente di prenderla, ma non è cambiato pressoché nulla. Un po' è migliorato da certi punti di vista in certi momenti, ma no, non è cambiato. Ma negli ultimi giorni, in una maniera che adesso non vi dico, ne parlerò, pare che io abbia risolto in maniera importante. RRF, ciao! Buonasera. Grazie mille della sub, come sempre, grazie di cuore. Oggi sta per uscire Skull & Bones, un gioco che non mi interessa minimamente, parlo da grande fan dei pirati. Sì, lo so, non c'è molta fiducia nei confronti di questo gioco, però mai dire mai, vediamo. Settembre prenderò il PS5 per il mio compleanno, bene. Col PC Gran Turismo non esiste, per ora. Perché dato che i giochi per PlayStation arriveranno piano piano tutti quanti su PC. Comunque mi riferivo a un'altra cosa. Perché i giochi Microsoft escono tutti quanti al day one anche su PC, quindi la vendita di Xbox bisogna considerare anche quella, no? Se si deve parlare di oh mio Dio questo, quell'altro. Vediamo un po'. Mi stai dicendo che gli unicorni non esistono? No, esistono. E quel corno sai dove va a finire molto spesso? Sì. Anche esporsi a tante ore alla luce blu e monitor influenza il sonno e l'insonnia. Io un paio di anni fa feci un mese intero senza toccare un monitor dalle 6 di pomeriggio in poi, e se ben vi ricordate ho fatto una lunga pausa dai contenuti intorno al 2020 verso marzo eccetera. Non è cambiato pressoché nulla. Esistono i pony. Sì. Help, sono ricaduto il vortice di Final Fantasy 14. Sono la persona sbagliata a cui chiedere aiuto in tal senso. Multiplayer, a me sarebbe piaciuto un gioco single player su pirati. Vabbè, Skull & Bones può essere giocato anche da soli, tutto sommato. Alone in the Dark, non vedo l'ora di provarlo. Anche io, ragazzi, sto cominciando a preoccuparmi. Come cazzo lo trovo sto evento di Xbox? Oh, è incredibile. Non sto trovando il link a sto maledettissimo live stream. Sì, il Twitter di Xbox ce l'avevo aperto fino a 2 secondi fa. E non vedo niente neanche adesso. Maledizione, c'è tra 5 minuti l'evento. Adone, grazie mille della sub e grazie mille di aver fatto partire l'hype train, ragazzi, grazie di cuore. Sì, certo che è stasera l'evento, ragazzi, ed è fra meno di 5 minuti e io, porca puttana, non lo sto trovando, ragazzi, vi giuro, non lo sto trovando. No, non ci danno buca con l'evento, ovviamente no, ma maledizione, guarda. Dove cavolo sta?
il live stream originale. Raga, vi prego, aiutatemi. Se qualcuno l'ha trovato, mettetemelo in chat. Cioè, è incredibile, non sto riuscendo a trovarlo. Hai sentito, PS5 sta raggiungendo il suo ciclo vitale così debotto? No, ovviamente no. Ovviamente no, è stata decisamente mal interpretata questa cosa. Senza Game Pass Xbox sarebbe già fallito, questa è la realtà. Su questo posso anche darti ragione. Infatti nella generazione One ha rischiato seriamente di fallire. Ci ho anche fatto un video a riguardo. Sì, comunque ho capito, abbiamo capito. Se hai intenzione di fare console war puoi tornare in seconda media. Se hai intenzione di parlare da adulto è un'altra questione. Che tutto questo astio per Xbox o due grandi console? Perché la gente non ha un cazzo da fare nella propria vita, ecco qual è il problema. Sì, dovrebbe essere su YouTube, sì, sul canale di Xbox, non lo trovo. Non appare sul cavolo di sito ufficiale, non c'è. Maledizione, non c'è. Non lo sto trovando. Forse pubblicato alle 21 spaccate, qualcosa del genere. Forse non è un live streaming. Faccio che mi dice sarà visibile solo pochi istanti all'inizio dell'evento. Ok. Non è apparso da nessuna parte. Allora, ok, allora non sono l'unico che si sta dannando per cercare quel cavolo di link. Ok, va bene. D'accordo. Però, a quanto pare... Rimane sul canale Xbox e refresh a manetta. Ma quindi è un video pubblicato, ok? Va bene. Quindi è effettivamente un video pubblicato, non è un live streaming. Se tu vuoi fare console war, neanche per idea, Rico, se hai intenzione di rompere le balle puoi andare anche da un'altra parte. Ovviamente no, io sono completamente contrario alla console war e chi la fa di solito viene bannato sul mio canale. Quindi vedi cosa devi fare. Sapete che ho zero tolleranza per queste idiozie. Xbox è già fallito, non è riuscito a fare il podcast, visto? già, che strano. Ok. Ma pare davvero che sia un video pubblicato. No, ma che preso per il culo, ovviamente ci sarà. No, ma effettivamente hanno detto che era un evento, cioè l'abbiamo dato tutti per scontato perché di solito viene fatto così. Vicky Bigon, ciao. Bentrovati ragazzi e tutti quelli che si sono connessi adesso. Siamo qua in attesa. Un minuto lo scopriremo. Andiamo qui che refresciamo a manetta sulla pagina di Xbox. Appena salta fuori, ovviamente lo vediamo subito, ok? Trovate un podcast che esce alle 21. A sto punto allora è veramente un video pubblicato normalmente. Non mi viene in mente nessun'altra spiegazione possibile. Strano che non segnala la premiere, perché forse non è neanche una premiere, capito? E questo è il fatto. Ok, sto refreshando, ragazzi. Beh, ancora qualche istante. Le reveal, video pubblicati, live, niente. Caspian, grazie mille della sub con Prime. Hammerblow, grazie mille del follow. Wanambi, grazie mille della sub. Anche Adone, grazie mille ragazzi. Scusate, sono un attimino concentrato per vedere che diavolo sta succedendo e perché non... Oh, eccolo qua, a posto. 41 secondi fa, ce l'abbiamo ragazzi. Quindi, velocemente, fine musica, background. Scusate, ok, bam. Ok, vai. Cuffiamoci subito, ragazzi. E si parte. Eccolo qua. Eccoci. E sottotitoli, inglese e italiano, vediamo cosa c'è. No, va bene, quindi sottotitoli ci sono... No, è soltanto in inglese. D'accordo. Ok. Bene, siete pronti ragazzi? Abbiamo atteso tanto. Via. È un video pubblicato.
Hello and welcome to the official Xbox podcast. I'm your host, Tina Amini, and we have a very special episode today, as you can probably tell by the fact that I'm joined by Phil, Sarah, and Matt. Welcome. Ci sono tutti e tre. And we're going to talk about some updates at Xbox. We want to talk about game exclusivity. We want to talk about Activision Blizzard, now that they're part of our portfolio, how that might be an impact on Game Pass. And we want to talk about hardware, too, and how all of this fits into the strategy at Xbox. Sure. So where should we start, Phil? Well, when we originally had planned for the show, starting what back in December, I think we probably would have started with Activision Blizzard, maybe talked a little bit about the exclusivity with some of the news coming up, and then hardware. But we've had some unforeseen news that has come out. So let's just go and tackle the exclusivity question, because I know it's on the minds of a lot of people. We hear from the community, Exactamente. And that's an important input for us. So we made the decision that we're going to take four games to the other quattro consoles. Giochi su altre console. Just four games. Not a change to our kind of fundamental exclusive strategy. It is, we're making these decisions for some specific reasons. Okay. We make every decision really with the long-term health of Xbox in mind. And long-term health of Xbox means a growing platform, our games performing, building the best platform for creators, reaching as many players as we can. We're always looking to learn as a leadership team and to grow. And we think this is an interesting point in time for us to use what some of the other platforms have right now to help grow our franchises. So we're going to do that. So these okay. four titles, quindi, what are they? Can you say? Per ora limitato I'm not going to name those games. The teams that are building those games have announced plans that are not too far away. As we know, game teams put a lot of energy into their announcements with the partners. So I don't want to take anything away from those teams. Quindi so I won't non li be dice? Talking about the titles specifically, but I think when they come out, it'll make sense. Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield or Indiana Jones. Okay, well, quindi non Starfield o non Indiana Jones. How the team was thinking about selecting okay. those four titles. Quindi Let quelli me sono start fuori. A little bit outside of that, il and then I'll get to the four specific ci fa capire games che we're talking about right now. Effettivamente non è così spinta. Però il fatto che non faccia nomi è un po'. Any decision that we make, anything we're going to talk about today, is the long-term health of Xbox. Okay. That we're running a growing platform that is reaching more players, that our poco games meno di are having minuti. As much success as possible. And I do have a fundamental belief that over the next 5 or 10 years, io mi aspetto Sea of Thieves, games that are exclusive ma to perché one si piece sapeva, of hardware un po'. Are going to be a smaller and smaller part of the game industry. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place. Whether it's one console and PC, multiple consoles, mobile console and PC, you see big games landing on multiple platforms. And we want to be a great platform for creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics of the question on these four specific titles. We looked at games that are over a year old, so they've been on Xbox and PC for a while. Okay. A couple of the games are community-driven e games, quindi new games that can. Allora, qua è un video pubblicato, quindi possiamo interrompere ed è una cosa che voglio fare. Allora, fermi un attimo ragazzi, adesso sentiamo il resto, ma questa è una cosa estremamente importante. Quello che sto capendo da adesso è che la decisione è stata presa su singoli giochi nello specifico e per ora sono solo 4, ok? Il che vuol dire che un cambio di strategia in parte c'è, ma il grosso della strategia rimane invariato e quindi certe console, comunque molti giochi rimarranno comunque esclusivi dell'ecosistema Microsoft e avete sentito giochi che sono su Xbox da più di un anno. E qui ci sta dando probabilmente un indizio sul fatto che considereranno di portare i giochi su altre piattaforme solo dopo tipo un anno. Ok? Quindi questo è interessante. E dicono per la salute del singolo gioco. Il che se è Sea of Thieves ci posso pure credere, ma per il resto. Ma. Da qui alle fesserie di Rumo, sentite, siamo un altro passo. Ma sì, probabilmente è perché molti hanno sentito che c'erano delle cose oltre i giochi di cui già si rumore. Ragazzi, i rumor sono Sea of Thieves, Hi-Fi Rush e Pentiment. Ok? Questi sono i giochi che hanno più rumor intorno. Quindi probabilmente di questi 4, 3 sono questi. D'accordo? È probabile, non è detto, non è confermato, ma
Pare che sia questo. Il che mostra quindi un cambio di strategia per quanto riguarda i giochi che sembrano essere più live service, tipo Sea of Thieves, o dei giochi che sono degli studi Microsoft ma che possono beneficiare di arrivare su altre piattaforme. Ma se sta parlando di un anno in più, mi aspetto che più in là siano di più. Vabbè. Per tastare il terreno lentamente. Già, a quanto pare stanno andando invece un po' più per gradi. D'accordo? Ha detto che sono in sviluppo. No, no, attenzione, ha detto che i team stanno sviluppando probabilmente dei porting per questi giochi, il che vuol dire che ancora non li vuole confermare al 100%. Il che ci sta, però speravo di sentire qualche nome. Vabbè, comunque, no. Non sono giochi non ancora usciti, Ok? Anzi, perché sta parlando che hanno guardato i giochi che sono su Xbox da più di un anno. Ok, kind of andiamo avanti. First comunque. Iterations of a franchise that have reached their full potential, I'd say, on Xbox and PC. There's always growth. Franchises that we obviously want to continue to invest in. Part of having the ability to continue to invest is that the businesses behind those franchises continue. We think it's important that these service-based games that have communities behind them, that they can have confidence that they're okay. going to exist in the future. So sta two of them, reiterando questa cosa per i live service that will end up on other platforms and give us the ability to continue to invest in them. We think that's great for the business and great for the communities, more players to play with. Sì, beh, ha senso per i live service, ha sempre avuto senso. Two of the games are smaller games that were never really meant to be built as kind of platform exclusives and all the fanfare that goes around that. But games that our teams really wanted to go build, that we love supporting creative endeavors across our studios, regardless of size. And as they've realized their full potential on Xbox and PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those games, allowing per us far vendere di più giochi. To okay. invest in maybe future allora, su PS5 iterations è possibile, secondo te, stando those, a quello che dicono, probabilmente like no. Portfolio. Però and we don't damage Xbox, stanno comunque and we can parlando di franchise che dovranno comunque avere un anno sulle spalle dopo l'uscita. Quindi. And that's really the story behind these four games. And last thing I'll say, looking forward, you know, I think there is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms to get them more interested in Xbox. Okay, we ora però a, sto cominciando brand aspetta. Value for Xbox there. So, four games, no promise beyond that. So if you're on those other platforms and you see these four games coming, please don't take it as some signal that everything's coming. It's not. And we're going to learn. So when you are thinking about the future and this concept of Okay, allora, quindi. Ok. Ora, fermo restando che non ci sta dicendo i titoli, quindi stiamo continuando a speculare qua, ragazzi, E mi sa che continueremo a farlo, perché questo evento c'è questa cosa che non ha chiarito. Se non altro, però, stiamo capendo che no, non arriveranno tutti de botto. E che però non ha l'escluso nel futuro, nel senso, vedremo. Ok? Però quando si parla di storici franchise di Xbox che potrebbero avere del potenziale sulle altre piattaforme, francamente Halo non mi sembra più così impossibile ora che sta dicendo questa. Anzi, perché se pensate a un gioco come Halo Infinite, per esempio, che ha una forte componente multiplayer, per quanto sia andato un po' così, però si sia ripreso dopo un po', un lancio non è andato proprio benissimo. Ok. Potrebbe essere una possibilità. Di base Phil Spencer ti sta dicendo, abbiamo preso la decisione con questi quattro giochi di pubblicarli anche altrove e... perché probabilmente hanno del potenziale e ci faranno guadagnare di più pubblicandoli anche altrove, e quindi intanto facciamo con questi e vediamo come va. Finora questo è quello che ha detto Phil Spencer. Live service games that can benefit from bigger audiences, new audiences. Principalmente sta parlando però di live service e due giochi più piccolini. Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show, where we showed great games that are coming to Xbox and PC and cloud, which really makes them accessible to you know, hundreds of millions of people. So it's this kind of, you know, we're really focused on a couple platforms and what's going to show up there. But our key of play the games you want with the people you want anywhere you want when everybody plays we all win. These have been part of our strategy for years and will continue to be. Our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places, and how do we grow Xbox as part of that. Xbox is a hardware platform, Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a platform for the world's best creators. Mm-hmm. And then knowing that, how do we think about our first party games and Game Pass?
Yeah, well, to build on what Phil just said, one thing I would add, as you were talking about growth, is just that we've sort of seen this inversion over the last 5 years where it used to be that the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of tuck in within the platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any one platform. Yeah, and that really has changed the way that we think about things. So in the midst of all that, I think we at First Party can come back to sort of some core principles. First, that all of our games will be on the Xbox platform. Second, all of our games will go into Game Pass on day one. And third, we know that Game Pass will only be available on Xbox. So those are sort of starting points for us. As Phil mentioned, there are games today that you can play that only can be found on Xbox. And at the same time, we want to bring more of our games to more players. So we're going to continue to look at that. Kind of moving aside, though, from some of those and thinking more about what does it really mean for the player, to me, the two key things are cross-play and cross-save. Those things allow us to deliver on the promise of Xbox, which is play with your friends where they are, play on the devices you want, play the games you want. So that is really only possible at a practical level when you know that your saves and your player are going to be able to move across all those parts. So not all of our games today are necessarily built to take advantage of that. There still will be some games that don't. Quindi ragazzi, as we bring more teams into the... Allora, questo è interessante, perché ha detto che vogliono continuare su questa strategia, però consentendo sempre il crossplay, il cross save. Quindi puoi giocare a quello per una parte dei giochi, probabilmente, in futuro arrivare a la possibilità di avere il crossplay totale. Il che mi fa pensare, vediamo se dicono qualcos'altro, il che mi fa pensare che arriveranno completamente multipiattaforma soltanto i giochi su cui Sony o Nintendo accetteranno il totale crossplay e totale cross save. Ok? Il che mi fa pensare che non saranno tanti i giochi che arriveranno proprio su tutte quante le piattaforme, perlomeno all'inizio. Ok? Scannaporci, grazie mille alla sub. Qualcuno sta dicendo in realtà però maledizione ci sta dicendo tutto e niente, e sono abbastanza d'accordo finora, e ci sta dando degli elementi in più, però non c'è una chiarezza mostruosa al riguardo. Beh, comunque siamo a meno della metà, quindi vediamo. The Xbox family, there's some catch up to do as we get there, but that crossplay, cross save is like so fundamental to what we're doing. And I think is something that we as First Party get such a good benefit from being so close to the platform. Yeah, absolutely. I mean, that's one of the things, like you said, all of our games are always in Game Pass. And so I'm excited to announce, you know, with the coming together that we had with Activision Blizzard King, okay, that Activision and Blizzard games are coming to Game Pass, starting with Diablo 4 on March 28th, which I'm super, super excited to share today. Diablo 4 sul Game Pass il 28 marzo. Xbox, ok, e si comincia. And the games that we build as widely available as possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy the fantastic experience of Diablo 4. Amazing. Can we come back to the point, Phil, you mentioned at the top, this isn't really change in strategy for us. Can you recap for me how it isn't? Yeah, and I thought both Matt and Sarah did a really nice job of talking about what comunque stavo dicendo che continuerà ad arrivare tutto su Game Pass, quindi a quanto pare non dovrebbero esserci modifiche al fatto che arriveranno su Game Pass al day one. Era parte dei rumor. Play across Xbox and Windows. I think we're the only platform that does this. That makes it possible for you not only to play with your friends wherever they are, but to know that you actually have multiple entitlements to the games. I think that's a technology I'd love to see applied to more platforms. But it is this view that people are going to play Xbox in multiple places, whether it's play the games you want with the people you want anywhere you want, whether it's content, community, and cloud, whether it's when everybody plays, we all win. Like, we've had different taglines, different strategy, kind of words that we've used, but always with this view that Xbox is a platform for creators who want to reach the most players. Our investments in xCloud, our investments in franchises like Minecraft and now Call of Duty and other large franchises so that we learn how to build those. This has been a strategy that we've been on for, I'd say, a decade.
It's not about one device. It's not about games in service of a device, but rather the devices that people want to play on should be in service of making the games as big and popular as they possibly could be. Because really, a healthy creator community on Xbox, a healthy creator community in gaming all up, is the thing that all of us as game players should be voting for, because that's the thing that will lead to the best long-term success and growth in this industry. And my understanding just from listening and learning from you three, over the past few weeks, just understanding what's happening with Xbox is that we see trends with player behavior where people are playing on multiple devices. Mm-hmm. That is the reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation. We're one of the largest publishers on the Nintendo Switch, especially when you put Minecraft into the equation as well. And now we're one of the largest publishers on mobile platforms as well. And that's not something that we want to back away from. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love, and that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business, the system today, the system that all companies that we play video games from, is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years. Okay. I want to make sure Xbox is in the best position for the next 20 years. That means healthy player community, healthy creator community, and healthy business. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting Xbox in the best position. And our hardware is a critical component of that. The absolute best experience somebody has on Xbox is hardware that your team builds and that people play on. Okay, e quindi l'hardware è comunque confermato, ma questa era una cosa piuttosto scontata, ragazzi. So I think a lot of people think about 2023 as this incredible year for gaming, and in a lot of ways it was. There were some really amazing releases that I think we all enjoyed, but what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question, and I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches, some of the games that I think will stand the test of time and people will be talking about a decade from now. But it's an industry that didn't really grow. And what happens when an industry doesn't grow? You end up with some job eliminations, which we had. We had even our own hard decisions to make about building a sustainable business for ourselves, but in no way were we alone in that. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love. I want people who invest their careers in working here to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is growing. If you listen to Lisa Su, the AMD CEO, she'll say that AMD-powered consoles are likely to decline in 2024. I think there's an amazing set of games coming in 2024, but if we don't get to growing as an industry, the industry will struggle. And today there's really two choices on how do you grow the industry. Do you say, I have a fixed number of players, the players that we have today, and do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have? Or do you think about how do I expand the business I have by finding new players? E ok, e ci stiamo arrivando al punto. Our focus on Xbox for the last decade has really been on that latter point of how do we make sure Xbox is growing, growing for our players, growing for our creators, so those people are finding success on our platform, which will grow the Xbox business and put Xbox in a position to be very strong for years and decades to come. Matt, earlier you were talking about these growing gaming communities. Fatemi fermare un secondo, ragazzi, perché questa è una cosa importante a livello di mercato. Quello che ci sta dicendo Phil Spencer in sostanza è: guardate, stiamo arrivando un po' al tetto. Nel senso, il gaming è cresciuto in maniera incredibile in questi ultimi anni. In realtà sta continuando a crescere, ma questa crescita sta rallentando. E anche dopo tutte le grandi assunzioni che ci sono state durante la pandemia, ci stiamo ritrovando in una situazione in cui potrebbe esserci non proprio un punto di stallo, ma un punto di rallentamento che
potrebbe portare qualcuno a dover prendere una decisione del tipo: ok, cerco di fare più soldi con i giocatori che ho, oppure cerco nuovi giocatori. E mi pare di capire che la base della strategia di Microsoft sia un po' questa, al momento. No? Physiolink, grazie mille alla sub con Prime, grazie. Per la cronaca, anche Sony l'ha fatto, no? Da non molto sta pubblicando tutto quanto a distanza di un po' di anni su PC, e quindi ora Microsoft sta piano piano iniziando a verificare la possibilità di portare dei giochi anche su altre piattaforme, che è quello che abbiamo sentito all'inizio, d'accordo? E ci sta dando una risposta, diciamo, legata al mercato videoludico. Ora, quanto peso avrà questa cosa? Non ce lo sta dicendo, non ha neanche fatto i nomi dei giochi, e questa è una cosa che un po' mi pesa, perché qualche nome lo avrei voluto. Da questo, se non altro, avremmo potuto capire la strategia. Però ci sta dicendo che stanno iniziando ad andare in quella direzione, ok? E di nuovo, ragazzi, i rumor più frequenti parlano di Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment, e in realtà ce ne sarebbero anche altre, ma la cosa che ha detto chiaramente al 100% è: non Starfield, non Indiana Jones. Vediamo se sarà veramente così. Però per ora l'unica cosa certa al 100%, anzi, due cose certe sono finora state dette: Starfield e Indiana Jones no, rimarranno esclusive Xbox. Due, l'hardware continuerà a essere pubblicato. Ok? Secondo me voglio solo monetizzare per rendere più sostenibile il Game Pass, che bello è tutto, però non è sostenibile. Ecco, questa è una cosa che noi possiamo dedurre. Loro stanno parlando della sostenibilità dell'intero ecosistema Xbox. E uno può pensare che sia per il Game Pass. Ah, il Game Pass non cambia. Aspetta, per adesso, perché ancora non abbiamo finito a vedere l'evento, quindi non so se questo dipende dal Game Pass o da altre cose, quindi in realtà non lo so, però sì, ti sta anche dicendo che l'ecosistema di Xbox ora deve trovare dei nuovi modi per raggranellare di più, e sta cercando di farlo trovando nuovi giocatori e non chiedendo più soldi a quelli che ha, il che mi fa pensare che non aumenteranno il Game Pass, almeno non per adesso, però vediamo. Intero sistema Xbox per il 90% è Game Pass. Considera che hanno appena comprato Activision Blizzard, quindi diciamo che i soldi che fanno con Minecraft, che è completamente multipiattaforma e sì, è nel Game Pass, ma quindi non lo so se è il 90% Game Pass, perché questa è l'impressione che abbiamo noi, ma noi i numeri interni non ce li abbiamo. Ciao Andrew. No, Starfield Indie no, ha detto ora no. Fra due anni non lo so se cambieranno di nuovo strategia, questo non lo possiamo sapere. How they're incredibly large and you know comparable on such a different level when we think about console sì, audiences. Sì, finisce tutto like sul pass, Roblox, ma questa Fortnite. So how are we allora, che finisce tutto sul pass, questa era la strategia finora di Microsoft, quindi questo è al momento attuale, mentre stiamo vedendo questo evento, noi arriviamo da un momento in cui è scontata questa cosa. Cioè, per esempio, Diablo 4 adesso hanno detto che il 28, 26 marzo, qualcosa, arriverà su Game Pass. Bene, questa era una cosa che noi ci aspettavamo, già. Cioè, tutti i giochi Microsoft arriveranno sul Game Pass, ok? Questa è una cosa che va avanti da anni. Quindi, questa è la cosa che sapevamo già prima. Ora stiamo vedendo questo evento per sapere se cambia qualcosa rispetto a questo. L'arrivo di Diablo è una bomba nel senso che sappiamo la data dell'arrivo. Non è una bomba perché sappiamo che arriverà. Capite? We're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Blade non ne ho idea, ragazzi, deve ancora uscire, ci manca ancora un po'. As Phil mentioned, I mean, two of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft, I mean, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those games, which is so great. I think about it for the player community, it comes down to where are the friends, where are the people you play with, and then equally important is where have you built up your library of games, right? Where have you invested? Where's that library? Ooh. I think those two things probably are some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they Absolutely. Choose to play. Yeah. When we think about
On the other side, the developer side. Scusate se blocco un'altra cosa, ma questa è una cosa secondo me importantissima. Che vi stiano dicendo in un update sui business di Xbox che hanno preso atto al 100%, ve lo stanno dicendo tutti e tre, che hanno preso atto del fatto che c'è una certa assoluta assoluta, non lo so quanto assoluta, ma una forte fedeltà dei giocatori rispetto alla libreria di oggi giochi che hanno in questo momento. Ci stanno praticamente dicendo in maniera molto più aperta rispetto a quanto avessero detto prima, che sono consapevoli che i giocatori PlayStation, da PlayStation non li schiodi. Di sostanza è questo. E poi si parla sempre di PlayStation, ma secondo me è ancora più vero per i giocatori Nintendo. Da Nintendo non li schiodi. E quindi immagino che la strategia di iniziare a portare qualcosa lì sia per ingolosirli e per guadagnare dal fatto che poi i giochi verranno venduti a prezzo, diciamo, store lì. Invece altrove... però... l'idea, oh cavolo, sono belli questi giochi che adesso arrivano anche sulla mia piattaforma. Ops, però aspetta un attimo, cazzo. Dall'altra parte sono tutti nel Game Pass. Ah, ok. Questa è come l'ho letta io finora, ragazzi, mo vediamo. Just any game developer wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to enjoy and participate in what you've made. Sì, e i giocatori vogliono continuare a giocare dove sono abituati, dove hanno le librerie, e gli sviluppatori vogliono sviluppare per più giocatori possibili. We've got a first party games group, and then we've got a system that ties that together, that brings together tutti i giochi friends, aspetta, aspetta, dal 28 marzo arriva Diablo 4. Quindi si comincia. Really, non tutti i giochi arriveranno il 28. Si comincia con Diablo 4. I mean, when you look at, just step back and you look at the history of the industry, we've moved from a place where it used to be that someone built and launched Nintendo a game che ci guadagna, no? La percentuale sull'acquisto. Actually, the things we do with our hardware and with our platform are all in service of making those games bigger. And we think about that across all of the investments we make, the consoles we build, the investments we do with things like crossplay, cross progression, the things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators so they can have the greatest success? I think one of the fun recent examples about this is actually Pal World. You know, Pal World was able to launch, they were a game preview, they launched in Game Pass, they also simultaneously launched in Steam. And through the combination of those things, you know, Pocket Pair was able to have this outsized success, and it was the largest third-party Game Pass launch ever. And that's all because we give creators options on how they can launch their games. We've got subscription, we've got retail, we've got free-to-play, we've got game preview, we have the consoles, we have our experience on PC, and they can access all of those things. And when we step back and we just look at the performance of our platform all up, we know it's working. We're at the highest level of users on console, the highest level of users on PC, the highest level of users on cloud ever. We have double-digit growth rate on PC and cloud, places where we're enabling creators to actually reach new players beyond the console ecosystem. No, quindi PC e cloud sono in crescita a doppia cifra, ok. Because we see all those signals. So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games and those communities. What about the role that hardware plays for us as a business, for Xbox? When we look at our hardware, okay, it really is, and Phil said this earlier, it's where you get like the most flagship seminal experience of Xbox. And it also represents a developer target. Our developers can build the specs of our hardware, and we invest to make sure they know when they do that, that the games are going to grow great on our hardware, but they're also going to be able to be accessed across any stream, any screen, because of all the other investments we make. So we're giving them an easy way to access as many players as possible. And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before, thousands. By nature, yeah. Thousands of them by nature of those investments. And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware that we're going to share this holiday. And we're also invested in the next generation roadmap. And what we're really focused on there is delivering nelle the largest festività. Technical leap you will have ever seen in a hardware generation, which makes it better for players and better for creators and the visions that they're building. And then when we're talking about hardware too, there's these other considerations that are beh, really quindi important direi decisamente confermata la prossima generazione well. Di hardware Xbox. When you talk about library, because I want to dig in on that a little bit more, you know, as we talk about cloud and the wider entertainment industry, there's conversations about streaming. How is that impacting how I own my content? Devo tutti sta cosa, godo perché siano un po' le faide inutili sulle console. Vabbè, gli imbecilli continueranno a creare le faide comunque. Yeah. You know, one of the highlights for me of being in this position was più giocatori getting to stand che fanno on stage più cose. When we announced back compat
coming to Xbox One. Like, it was fantastic. People were reading the teleprompter before I could read it. I'm a slow reader. And just feeling the energy in the auditorium, mm-hmm. as we were saying that, and online. You know, one of the cues I think us as being part of Microsoft take is looking at Windows and how Windows over decades has maintained software compatibility with things that are built on it. Like, I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows from decades ago, and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console because the line between what the hardware is and what the game is in consoles is traditionally, it's tighter, which makes compatibility, you end up doing these generational compatibilities that we've built. But I will say compatibility, the ability to not only play the games, but my saves are still there with our cloud save systems, yeah. to try to keep the services up as long as we can so that people can play, is a tenet of what we are as Xbox. It's at our foundation. And when we look at future hardware generations and what we're gonna support, making sure that we respect, which is the word I use, respect the investments that people have made in Xbox going forward, is fundamental. And the fact that you get entitlements when you buy a game from us on both Windows and Xbox, mm-hmm. also means you have the ability to play that game across a multitude of devices, which I think furthers the compatibility of the games that you own. Mm-hmm. Can we go back to what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down for me. You know, when you play on Xbox, what we're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass day one. Okay, and quindi you're questa on a platform that's dedicated to ulteriore you, like conferma. Player first features, cross-play, cross-save, cross-progression, backwards compatibility, being able to play your games in your library anywhere you want because of the investments that we make in cloud gaming. And so you're playing somewhere where you're investing and you know you get to take the games forward with you and across all of the screens where you are. And I think most importantly, Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful so that they can invest more to bring even better experiences to you all of the time. Yeah, just that investment in the studios is so, and we feel that mm-hmm. as part of first party with the platform proximity. You know, it's kind of amazing now to look out across all the studios we've got and just be reminded that we're now one of the biggest development yeah. organizations in the industry. What does that mean for players? It means that the biggest games are going to continue to come to Xbox. And this 2024, the year coming up, we've got more than 10 major releases coming up. Great stuff. Hellblade 2. We've got Diablo expansion. We've got Avowed, Ara, the Indiana Jones game. Mm-hmm. And there's more in development, which I think we're going to be able to share more about at our June showcase coming up pretty soon. Well, I guess I should okay. get ready to work on that show. Okay. Well, thank di you giugno. All for showing up on the podcast today, and we'll see the rest of you this June. Yeah. Thanks, Tina. Thank you. Ok, ed è finito qua. Allora ragazzi, facciamo un attimino di recap perché ci sono molte cose da dire. Ma voglio cominciare da quella negativa. Non sono molto contento del fatto che non abbiano detto, almeno in parte, i nomi dei giochi in arrivo, perché secondo me era una delle cose che le persone volevano sentire in questo momento. È possibile che siano stati colti impreparati dai rumor, diciamo così, ok? E che banalmente i piani ancora non siano pronti, ok? Però se fai un evento cercando di chiarire tutto quanto, ovviamente poi le persone tendono ad aspettarsi un evento che chiarisca tutto quanto. E quindi sentire che ci sono dei giochi in arrivo su altre piattaforme, ma non sappiamo quali, ne possiamo avere solo una vaga idea, e praticamente sono più o meno le stesse speculazioni di prima di questo evento, è una cosa che francamente non mi è tanto piaciuta, perché speravo di avere dei titoli a questo punto, d'accordo? Ora, non significa che non siano state dette delle cose. Cominciamo con il mettere a tacere certe cose che però erano i rumor più deboli, ok? Nel senso, hardware arriverà, ovviamente arriverà,
è confermato e francamente era pressoché impossibile che non fosse confermato, ok? Quindi, ma... Per quanto riguarda il Game Pass, invece, questo è già un po' più importante. Si vociferava di un cambiamento, d'accordo? E invece, almeno finora, questo cambiamento non c'è stato. Ovvero, il Game Pass rimane esattamente così com'è. Non solo allo stesso prezzo, ma continueranno ad arrivare sempre tutti i giochi, sempre a tutti i tier, no? Una delle cose che si era vociferata e che io pensavo è che avrebbero cambiato la presenza dei titoli al Day One sul Game Pass e messi soltanto per il tier Ultimate, no? Ma evidentemente questo cambiamento non l'hanno fatto. O magari hanno deciso di non farlo più e magari l'avevano inizialmente pensato, ma considerando la reazione ai rumor, magari hanno deciso di tornare indietro. Questo però, ragazzi, non lo possiamo sapere, possiamo solo speculare a riguardo, quindi non lo sappiamo, non lo sappiamo assolutamente. Quello che sappiamo per certo è che il Game Pass rimane così com'è. Per quanto riguarda i titoli che rimangono esclusivi, quelli che sono già all'interno dell'ecosistema Microsoft, continueranno ad arrivare sul Game Pass anche nel futuro e continueranno quindi a rimanere all'interno dell'ecosistema di Xbox come esclusiva la gran parte, almeno per adesso. Quello che è stato detto invece, che è importante, è che quattro giochi invece arriveranno su altre piattaforme, e di questi quattro giochi sono due live service, mi pare aver capito almeno uno sicuramente, e due giochi un po' più piccolini. Stando ai rumor che avevano circolato, ma non solo nell'ultima settimana, in realtà da un po', diciamo, ipotizzo che questi giochi siano, come abbiamo già detto, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush e Pentiment. Questi dovrebbero essere i titoli. Il quarto però francamente non lo so, d'accordo? Potrebbe essere una cosa come potrebbe essere un'altra. Dubito che sia un gioco particolarmente rilevante per l'ecosistema di Microsoft al momento, e da quello che Phil Spencer ha detto sembra abbastanza chiaro che si stanno muovendo un po' per volta e stanno piano piano verificando, portando i giochi su altre piattaforme, come va, ok? Quindi presumo che la strategia di Microsoft sia piano piano di portare altri giochi su altre piattaforme, quindi questa cosa era vera ed erano i rumor più grossi, cioè il grosso dei rumor era intorno a quello, se ben vi ricordate, quindi questo è vero. Probabilmente questi giochi saranno, Sea of Thieves secondo me è uno di questi, è molto probabile secondo me, ma è un'opinione ed è una speculazione, questo non è certo. Quello che invece a quanto pare è proprio smentito è che non arriverà Starfield, per niente, e Indiana Jones no, neanche, e per ora saranno soltanto al 100% esclusive Microsoft. Ora, ovviamente, se mi chiedete se questa cosa sarà valida anche fra un anno, in realtà non lo sappiamo. Quello che abbiamo sentito in questo evento, ragazzi, potrebbe essere anche cambiato fra un anno. Cioè, da qui a un anno potrebbero aver deciso di cambiare ulteriormente strategia e magari Starfield poi arriva su PlayStation 5, ma per ora no. Ora dicono di no, poi vediamo come sarà nel futuro. Magari i rumor si riferivano al fatto che era stato valutato e all'inizio si era deciso, ma poi si è ripensato. Non lo so, ragazzi, non lo so. Secondo me, con i rumor a questo giro si è esagerato, nel senso che sono state fatte delle supposizioni un po' troppo esagerate e si è andati un po' a cazzola, ok? Però di base l'informazione originale era vera, e quindi sì, Microsoft comincerà a pubblicare altri titoli su PlayStation e su Switch secondo però un certo criterio, ovvero andando un po' per volta e verificando cosa può funzionare. Un paio di altre cose molto interessanti sono state dette. Per esempio, Phil Spencer ha detto chiaramente, e molti di voi l'avranno notato, ha detto: guardiamo i giochi che sono su Xbox da almeno un anno, wink wink, wink wink, e poi vediamo se è il caso di portarli anche altrove, in sostanza per farli monetizzare di più, ok? Quindi, il messaggio che è stato dato meno chiaro e più tra le righe, secondo me, è questo. Ovvero, d'ora in poi dobbiamo abituarci al fatto che Xbox, cioè che Microsoft, prenderà i giochi che sono rimasti esclusive da almeno un anno e verrà e si vedrà se, volta per volta, è opportuno decidere di portarli anche altrove, ma rimarranno esclusiva per almeno un anno, ok? Quindi sì, ok. Ora, ovviamente questa cosa
Per carità, un po' di risposte le abbiamo avute, però non avendo i nomi dei giochi, non sappiamo quanto seriamente vogliono impegnarsi a riguardo. Tutto fa pensare che stiano andando un po' gradualmente, un po' per volta, quindi non mi aspetto giochi... Cioè, non penso che il prossimo gioco che annunceranno insieme a questi quattro sarà Halo, ok? D'accordo? Mi aspetto giochi più piccoli o live service. Sea of Thieves secondo me è quello più sensato, perché è un live service e beneficerà di un sacco di giocatori che cominceranno a giocarlo in più anche su PlayStation o magari su Switch, ammesso che regga, non ne ho idea. E non so per gli altri. Dubito per adesso che sia Halo, ragazzi. Se, da quello che ho capito è una cosa ancora molto all'inizio, ok? Questa strategia pare che sia ancora in erba, cioè pare che sia l'inizio di questa strategia. Per come la sto interpretando io, è l'inizio di un qualcosa che secondo me si allargherà. Io credo che un po' per volta inizieranno a pubblicare molte cose dopo un periodo di esclusività di un anno. Tipo, piano piano faranno arrivare un certo numero di cose anche altrove, ok? E credo che stiano facendo un po' quello che sta facendo Sony con il PC adesso. Ed è una cosa che avevo iniziato fin dall'inizio a pensare, no? Ecco. E Danza dice giustamente, ecco, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment e Grounded, potrebbe essere assolutamente, è assolutamente una possibilità. E se questi, e se i nomi di questi quattro giochi fossero questi, non mi sorprenderebbe per niente, ok? Strategia d'erba, sperando sia erba buona, sapevo che sarebbe venuto fuori qualcuno a dirlo. E così saremo sempre più sicuri che anche in futuro Sony e Microsoft avranno praticamente lo stesso hardware per facilitare le conversioni, e questo è male. Ma questo è lo standard già da un po', eh? Ma usano più o meno una strategia simile e delle performance simili, perché l'hardware a disposizione più o meno quello è. Vuoi o non vuoi, sono due sistemi basati su AMD, ma anche quelli basati su Nvidia. Cioè, vuoi o non vuoi, le generazioni tecnologiche, quelle sono. O cambi architettura in maniera completamente radicale, ma... Ci sono venuti fuori dei rumor, a dire la verità, che Microsoft stesse valutando qualcosa di diverso per la prossima Xbox, ma pare che alla fine abbia di nuovo firmato con AMD, quindi la prossima Xbox probabilmente sarà piuttosto in linea con quello che abbiamo visto in passato e andrà avanti su questo frangente, e sarà di nuovo molto simile alla nuova PlayStation. E PS5 e Series X sono molto simili, ragazzi, quindi è più o meno questo, ok? Differenza di PS3 e 360, ma anche lì, sì, anche lì, vedi, erano architetture molto diverse quelle, ma il problema era la compatibilità, non la resa vera e propria. Le differenze di performance non sono poi così grandi già da tanto tempo, d'accordo? Quindi è, secondo me non c'è da aspettarsi questo più di tanto. Ecco, di Elder Scrolls 6 non lo so, perché di Elder Scrolls 6 è molto lontano, e quindi chi lo sa che cosa poi ne ricaveranno da questa strategia, come cambierà. Quindi ragazzi, questo è qualcosa di grosso, ma è un qualcosa di grosso che è appena all'inizio. Quindi se qualcuno sta rimanendo deluso dal fatto, oh mio Dio, tutto questo casino, e invece alla fine sono poche cose, ni. Sono poche cose che sono state mostruosamente ingigantite più dalla gente più che da quelli che hanno dato i rumor, più che altro dalle persone che hanno letto quello che gli pareva da questi rumor. E questo l'ho visto in prima persona, perfino all'interno della mia community, che ragazzi, voi siete piuttosto, diciamo, rispetto alla media dei commentatori, siete abituati a un certo tipo di ragionamento, no? Ma perfino nella mia community ho visto gente molto allarmata, no? Ecco, quindi... Secondo me questa roba è stata ingigantita più dalle persone che da chi stava dando i rumor. E lo dico con una certa esperienza, perché i rumor li leggo ogni santo giorno della mia vita. Ok? Quindi, io credo che non stia cambiando chissà che al momento, ma onestamente è l'inizio di qualcosa di grosso, secondo me. È l'inizio di un cambio di strategia che sarà più radicale, secondo me, negli anni a venire. Però guardate, ragazzi, che... probabilmente Microsoft sarà in buona compagnia, perché il fatto che Sony abbia deciso in questa generazione di pubblicare anche su PC è un cambiamento molto più radicale rispetto a quello che ha fatto Microsoft adesso, cioè in proporzione rispetto alla realtà precedente di PlayStation, che aveva l'esclusività console come un mantra piuttosto forte. Se anche loro hanno cominciato a pubblicare su PC,
Adesso manca Nintendo praticamente, no? Nintendo non penso che ne abbia bisogno, sta bene nel suo orticello, ma chissà, se vi avessi chiesto 5 anni fa se vi aspettavate che tutti i giochi PlayStation arrivassero poi alla fine su PC dopo 1-2 anni, voi che cosa mi avesse risposto? Ah sì, ma figurati col cavolo che Sony cambia, no? E invece? Quindi... non si può sapere che cosa succederà nel futuro e chiunque vi dice che lo sa sta mentendo. A proposito di ciarlatani, no? Nessuno lo può sapere. E rimanere coi piedi per terra e basarsi su quello che si sa è una cosa molto importante. Nessuno sa come andrà il futuro. Si può presumere, possiamo stare qui e speculare quanto vogliamo ed è divertente farlo. Io lo faccio spesso e so che a voi piace, quindi bene. Ma tutto questo a patto che si capisca che sono speculazioni, ok? Ora... come chi ha venduto le console per i rumor, ma per loro c'è già la legge di Darwin. Non serve scomodare il mercato videoludico, basta Darwin per quelli, no? O la sono andata a riprendere quella citazione che vi ho fatto nelle news, era l'economista Galbraith, no? Che ha detto il bello del capitalismo è che c'è sempre qualcosa che separa il denaro dagli imbecilli. Questa è una cosa che mi è rimasta in testa da tanto tempo, quindi è una cosa bellissima. Solo io la vedo come una cosa positiva. No, è una cosa positiva in realtà per i giocatori. Soprattutto per i giocatori che non sono interessati alla console war e che vogliono semplicemente poter giocare a più cose ovunque. Certo, ora, questa cosa qui un contro ce l'ha. Nel senso, per adesso non è così, però se nel futuro dovesse capitare che tanti giochi esclusiva Xbox arriveranno anche magari a distanza di tempo, poi anche su PlayStation, ovviamente chi ha comprato una Xbox potrebbe dire cavolo, l'avessi saputo prima magari non l'avrei fatto. Ma è una cosa molto simile a quella che è successa quando Sony ha cominciato a pubblicare cose anche su PC e dei ragazzi anche nella mia community hanno scritto tipo che cazzo, l'avessi saputo non l'avrei comprato una PS5 e io un PC ce l'ho, no? Io ho comprato PS5 per le esclusive perché ero abituato al fatto che Sony pubblicasse tutto quanto in esclusiva sulle sue console, per i giochi first party se non altro, quasi tutti, e con poche cose che arrivano altrove, praticamente niente, adesso invece a cascata sta piano piano arrivando tutto quanto su PC, perfino Spider-Man, God of War, The Last of Us, ora sono su PC, no? Ecco, quindi deve essere una cosa simile. D'accordo? Quindi posso capire che ci siano delle persone che possono provare una delusione, ma la delusione è per un acquisto già fatto, non per l'evoluzione del mercato. In realtà se tu un acquisto ancora lo devi fare, questa è una buona notizia per te. Perché se eri convinto di comprare comunque PlayStation, ora hai qualche, diciamo, speranza in più che possano arrivare dei giochi Xbox anche lì. Se hai Xbox hai la stessa certezza di prima, ma hai più giochi ancora perché hanno appena acquisito Activision Blizzard e hai la conferma che anche quelli arriveranno sul Game Pass al day one. Quindi in realtà è una buona cosa, in senso ampio. Quindi bene così. Ripeto, avrei voluto un po' più di concretezza con i nomi, perché credo che sarebbe stata necessaria in questo momento. È rimasto un po' troppo vago questo evento per la cosa su cui tutti stavano puntando, però comunque abbiamo avuto delle risposte abbastanza importanti e quindi allora diciamo che ci accontentiamo per adesso, dai, in una maniera o nell'altra comunque lo sapremo presto. Sì, come Nico scrive giustamente, ci hanno dato appuntamento a giugno per altri giochi in arrivo quest'anno. Vabbè, quello c'era un po' da aspettarselo effettivamente, però sì, l'hanno detto anche quest'anno, anche diciamo in maniera diretta. Infatti se esce una nuova Xbox di conseguenza uscirà una nuova PlayStation. Io che l'ho entrambe le console vorrei se sono nuove, però questa generazione è partita lenta e non si sente per niente. Ricordate lo stupore alla grafica di The Order? Sì, ok, però questa è una cosa piuttosto rara, e lo stupore del vedere un qualcosa di una nuova generazione videoludica ora sarà necessariamente più bassa. Io vi ho citato spesso quello che ho provato, ero un ragazzino, andammo a casa di un mio amico che appena uscita la PlayStation 2 il padre era andato a comprargliela come regalo, d'accordo? Famiglia benestante, perché la PlayStation 2 al lancio costava un sacco di soldi. Arrivò, il padre la portò, eravamo in 5 lì in casa, l'abbiamo montata, abbiamo messo dentro Gran Turismo, era il
Era il 3, se non sbaglio. Correggetemi se sbaglio. Era Gran Turismo 3 all'uscita di PlayStation 2? O era il 2? Non mi ricordo. Mi sa il 3. Quello che è, non mi ricordo. E l'abbiamo collegata, abbiamo fatto tutto quanto, abbiamo messo Gran Turismo e avevamo gli occhi fuori dalle orbite. Cioè, lo stacco tra PlayStation 1 e 2, e tutti lì avevamo la PlayStation 1, l'avevamo giocata tantissimo, no? Ecco, è stato uno stacco mostruoso. Adesso l'effetto wow si sente di meno perché gli avanzamenti tecnologici sono su cose che ti fanno meno sgranare gli occhi. E di base lo stacco generazionale più importante praticamente, secondo me, sono stati i tempi di caricamento. Ok? E quindi, onestamente, adesso è diverso. È una cosa che va più morbida, d'accordo? Lo stacco generazionale lo si sente su certe cose e meno in altre. Si chiama morte alla legge di Moore, la gente si deve svegliare, ma è normale che sia così, è normale. Gli stacchi tecnologici arrivano ogni tot, è difficile che arrivino generazionalmente come una volta, Forse proprio per questa difficoltà ormai a fare le console così maggiori tra le varie generazioni di console adesso stanno puntando ai giochi. Ma in realtà PlayStation 5 è molto più potente della 4, da tutti i punti di vista. Solo che l'altra cosa che è successa è che i giochi costa molto di più svilupparli e ci vuole più tempo e probabilmente ci vuole più tempo anche a sentire uno stacco più importante. C'è un'altra cosa da dire però, ragazzi, molti non si ricordano una cosa, ma la prima parte della generazione di PS4 è stata, non dico deserta, ma anche quella abbastanza povera di giochi. PlayStation 4 è uscito, cioè al lancio non c'erano tutti questi titoli, no? Poi piano piano a crescere si è ripresa, ma è stata la seconda parte di generazione di PS4 che ha visto arrivare i titoloni mega galattici. Non proprio, forse anche un po' prima della metà, però insomma è stato un qualcosa più graduale. Quindi io non la darei per persa questa generazione, eh? È un po' troppo presto per farlo. Non ci sono dei buonissimi segnali, ma è un po' presto per farlo, d'accordo? Lo stacco costa anche di più? È certo, perché volta per volta ci sono delle nuove cose che finiscono per costare un po' di più. Ma piano piano ci saranno degli altri stacchi tecnologici che ti permetteranno di fare delle altre cose. Chi lo sa che cosa arriverà? Non ne ho idea. PS4 è la peggiore cosa, cioè non esisteva nulla. Beh, aspetta, all'inizio, io me li ricordo quei casini. Stanza a vedere console nel mondo terzo, in due viaggi particolari, due aziende che collaborano con Sony e Microsoft, ha visto in case una console senza lettore ma con scanner, quando ha chiesto dicevano in fase di test, le sembrava una console unica stile UIA, ma ovviamente non so, è colpito il fatto di vedere lo stesso progetto in due aziende diverse con collaborazioni opposte. Ma ci sta, perché comunque finisce per esserci un certo standard, cioè le cose a disposizione sono quelle, le aziende fanno quello che possono per... Perché non avete mai visto io l'ho visto il Dreamcast. Cioè, l'ho visto poco, io non ce l'avevo e c'era pochissima gente intorno a me che ce l'aveva, ma un po' l'ho visto. Console Sony a lancio ha avuto sempre giochi orrendi, la 5 è la migliore per i giochi di lancio. Ok, allora sì, però sai, è difficile farla percepire così a distanza di tempo. Caricamenti rapidi, 60 frame stabili se ottimizzati, dipende dai giochi. 4K dinamico, anche lì dipende dai giochi, non è poco. Poi è chiaro, tutti vorrebbero sempre la luna. Questi sono avanzamenti tecnologici forti, è vero, ma se li sommi tutti quanti insieme c'è meno effetto wow, ok? Ma io poi, da amante dei comparti tecnici, l'effetto wow l'ho provato, cioè quando all'interno, cioè, tipo giocavo a Spider-Man 2, no? Quando ero lì che giravo per la città, apro la mappa, vado su un puntino e il viaggio veloce, praticamente il caricamento è zoomata dall'alto, cioè sei sulla mappa, no? Fa una zoomata e boom, sei in game e quello è il viaggio veloce. Io ho sgranato gli occhi l'ultima volta, oh mio Dio, che figata sta cosa. Vabbè, però è Insomniac con un gioco esclusivo a PlayStation, quindi diciamo che quella è una cosa abbastanza rara. Um.
World War 3 non sembrava proprio re. No, ma sai, c'erano comunque delle cose belle, delle cose meno belle. La prima parte della generazione è sempre un po' più debole, tranne in alcuni casi. Dico, la Switch ha lanciato con Zelda, quindi che è tuttora uno dei giochi più amati della Switch. Quindi, diciamo, Nintendo si era giocata bene a sto giro. Opinione su questo video evento? Allora, mi aspettavo più concretezza, ok? Ma in fondo sono state anche dette cose, quindi lo prendiamo per com'è questo evento. È stato utile, ma avrei voluto... è rimasto troppo vago sulla cosa che tutti attendevano, ovvero sapere dei giochi. Ci ha detto che ci sono 4 giochi, che arriveranno gradualmente. Ci ha spiegato tante cose, in realtà, ci ha dato tante informazioni, ma... quello su cui premevano tutti è rimasto un po' vago, ok? Zelda che ad oggi è full price ancora, vabbè, full price nel senso, se ti sai muovere riesci a trovarlo un po' scontato, però sono passati anche tanti anni. Perdono se vado un po' fuori ottima, perché Windows 12 è slittato il 2015, amen, dai. Oggi i codici dei tesserini trovo il supermercato per Nintendo, non vedevo l'utilità, falla digitale. Ognuno fa le proprie scelte e poi le paga sul mercato, è normale. Ne pensi Skull & Bones? L'ho giocato, non è male, ma ne rimango molto perplesso. Subnautica l'ho giocato, però non fa tanto per me, quei survival mega immersivi, insomma. È deluso il feedback della Rocket della Sova, ho appena accennato rispetto a sto... rispetto a Astro's Playroom. Se parli del feedback, Astro's Playroom è ancora il miglior gioco per provare il DualSense in assoluto. Io vorrei tanto che facessero un gioco intero come Astro's Playroom, magari, ma finora non l'hanno fatto, chi lo sa. E va bene ragazzi, allora io direi, ho notato adesso la tua maglietta totale, grazie mille, sì, Gondor, aspetta, li mettevo così, Gondor Pale Ale, Minas Tirith Brewery. È una di quelle magliette che ho preso su TT all'epoca. C'è stato un periodo che ho comprato una fracca di magliette buffe. Va bene, ragazzi, allora, questo è quello che penso dell'evento. L'abbiamo visto insieme e sono stato molto contento. Sono stato anche contento di fare la prima live insieme a voi. Ora, a partire da domani, tornerà tutto normale, ragazzi. Ora, avrei voluto fare un po' di gameplay dopo questa live qui, ma ho preferito, diciamo, andarci un po' piano. Sono ancora un po' tentennante con la mia salute e sto cercando di fare in modo di controllare tutto quello che sto facendo per il mio rimedio all'insonnia, ma sta funzionando e quindi bene, ve ne parlerò domani, e che è una cosa che troverete un tantino assurda, ma vi giuro che è vera. E quindi a partire da domani ricomincerà tutto, e ovviamente domani ci saranno le news, ok? Quindi non vi preoccupate. Nel mentre però vi potete dilettare con la serie di Banishers, che è bella in corso e andrà avanti ancora per un po'. Ho già registrato tutte le puntate fino alla fine e poi arriverà la recensione. Chi lo sa, magari ho il tempo di farla direttamente già per domani, ma e se non è, arriverà molto presto anche quella, d'accordo? Bene, ragazzi, allora, grazie tante di essere stati in live, spero tanto che siate stati bene. Evento tanto atteso che ci ha dato tante informazioni, ma secondo me ha un po' deluso le aspettative per la concretezza riguardo ai giochi, ma avremo modo di parlarne anche domani e di vedere un po' quali sono state le reazioni delle persone, anche se un po' me l'aspetto. Secondo me ci sono un po' di persone che sono rimaste deluse da questo evento per la concretezza, ok? Però staremo a vedere, d'accordo? Grazie a tutti ragazzi, mi raccomando, seguitemi qui su Twitch, se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta davvero tantissimo il canale, seguitemi anche sui social come Instagram e Telegram dove c'è la community, supportate il canale tramite i vari link affiliati come Amazon, Instant Gaming o tramite il Patreon, e iscrivetevi anche ai miei due canali YouTube, tutti i link sono qui sotto o tramite il bot in chat. D'accordo gente? Sì, a presto.